mi sono esercitato in questa. Ora, esercitati anche tu. Dammi retta. Vai. Così mi piace, così mi piace. E adesso dimmi addio perché fra poco morirò. Germani mi uccideranno. Ho sempre contato su questa. Sempre contato su questa fine. È il mio sacrificio, il mio segreto. Io sacrifico Roma sacrificando me stesso. Tu invece vivrai, vivrai. Dammi retta. Devo prima parlare con qualcuno. Metti la mia coppa accanto a quell'altra e riempile tutte e due. Dopo puoi andare a letto, Kim. Adesso la brocca è vuota. E adesso vieni avanti, Emiliano. Siamo soli. Ho visto la tua figura riflessa nella coppa di vino da cui sto bevendo. Non vuoi sederti? Ho visto che stai in piedi. È un'ora tarda, Emiliano, per venirmi a parlare. È mezzanotte. Ci sono visite che si fanno solo a mezzanotte. Come vedi, ti ho accolto con una ottima coppa di vino di Faletta per festeggiare la tua vita. Vogliamo fare vino. Brindiamo al tuo ritorno in patria. Brindiamo alla giustizia. La giustizia è qualcosa di terrificante. Brindiamo. Come l'hai definito? E va bene. E brindiamo alla giustizia. O dei immortali. Non prego per nessuno, per nessuno. Pio è il colore rosso del mio sangue. Pecchino pure gli imperatori e i loro imperi, a loro malgrado. Pio è il rosso colore del mio sacrificio. La notte, Roma, è l'unica testimone. L'imperatore di Roma è l'uomo tornato vivo dalle prigioni germaniche che stanno coniugando insieme alla giustizia con due coppe di vino di Palermo e il colore del sangue. Ah! Accidenti! Ministro, cosa ti è successo? Vostra maestà mi ha pestato le dita. Mi dispiace, non sapevo assolutamente che fossi dietro al mobile.
Tutti i ministri della giustizia urlano quando si pongono in divisa. Che volevo presentare a Vostra Maestà un progetto di assicurazione sulla vecchiaia estesa a tutto l'impero. Ma tu stai sanguinando? Sì. Mi sono graffiato col pugnale. Con i pugnali bisogna stare molto attenti. Caro povero Tommy, vieni. Fasciati con questo panno. Ho sempre avuto un'antipatia per il signore. Oh, e qui chi c'è? Ma guarda, non ha ancora preso sonno il nostro campino. È caduto il pugnale. Curio di Tomano. D'accordo. Un centore che vedo. Siete tutti vestiti di nero, bucate fuori da ogni angolo. Eh? Avete passato parte della notte in posizioni scomodissime. Si può sapere perché? Vogliamo parlarti, imperatore. Per questo mi pare che c'è il cerimoniale di corte. Non mi risulta. Comunque, va bene. Passami la torta. Grazie. Imperatore, pronto ad ascoltarvi. Cosa avete da dire? Vogliamo riavere le nostre province. Le legioni, l'impero. L'imperatore non è intenduto rendervi conto di nulla. L'imperatore deve rendere conto. Devi rispondere dei tuoi atti davanti alla storia. Tu ti sei servito di noi, delle nostre forze. Io non mi sono servito delle vostre forze. Io con voi non ho niente da spartire. Voi non siete altro che delle falene che svolazzano intorno alla mia luce. Voi siete soltanto delle ombre che spariranno quando io non splenderò più. Tra di voi c'è solo uno a cui devo rendere conto e con lui voglio parlare adesso. Vieni avanti. Voglio parlarti come un uomo che ha sofferto e subito delle torture. Emiliano, io ti voglio bene come un figlio. In te scolgo la più grave e decisa obiezione contro chi come me non intende opporre resistenza. Perché in te vedo l'uomo che subisce continuamente violenza, la vittima del potere tante volte disonorata e offesa. Cosa vuoi tu, Emiliano, del tuo imperatore? Voglio una risposta, imperatore. Avrai. Cosa hai fatto per impedire che Roma non cadesse nelle mani dei Vandali? Nulla. E cosa hai fatto per impedire che Roma venisse disonorata come lo sono stato io? Nulla. E come ti giustifichi? Ti si accusa di aver tradito l'impero! Non sono stato io a tradire l'impero. E Roma ti ha tradito se stessa. Cosa vuoi che dica delle tue ferite l'imperatore con trono? Si erge sopra il cadavere dei propri figli e di figli attori, sulle cataste di vittime massacrate nelle guerre per la maggior gloria di Roma, o sbranate dalle belle perché Roma si divertisse. Non distogliere dello sguardo, non ritrarti dinanzi alla mia maestà che ti siedeva.
Rispondi tu ora alle mie domande. Abbiamo ancora il dovere di difenderci? Possiamo ancora pretendere di essere altro che delle vittime? Tu taci. Torna tra coloro che questa notte sono venuti da me, furtivi come l'aria. Cerchiamo di essere sinceri. Lo so, cosa nascondete sotto i vostri mantelli, che cosa impugnano le vostre mani. Ma vi siete sbagliati. Non sono io l'aggredito, ma voi. Non sono io l'accusato, sono io. Certo, io ho mandato deliberatamente in rovina quella patria che voi volete salvare a tutti i costi. Perché? Perché restate lì muti e appiattiti? Uccidetemi! Se pensate che io abbia torto. O arrendetevi ai Germani se la verità è che non abbiamo alcun diritto di opporre resistenza. Prima di domani mattina. Adesso voglio andare. Sono stanco. Qui ce n'è ancora uno che sta dormendo. Il prefetto studia e ti domanda come sta. Da Rossano. Bene, bene, finalmente ha preso sonno il nostro campione. Ah, altra cosa? Sì. Domattina quando arrivano i Germani, fagli entrare.
se sono arrivati i germani. Ah, capito. Allora vuol dire che dovrò riceverlo. Vostra maestà vuole che vada a prendere la spada imperiale? Non l'hanno ancora sequestrata. Nessun banco dei pegni l'ha voluta maestà, e poi le gemme le ha avuto da tutte le stesse persone. Spada imperiale, Achille, è meglio lasciarla in un cantone. Vostra maestà desidera altro? Achille, vuoi andare? L'imperatore non ha più bisogno di te. Ah, e un'altra cosa. Sei sempre stato un cameriere eccellente. Grazie, vostra maestà. Bevendo del vino di Siracusa, quello di Palermo, che è una... Posso assaggiare? Ne sei sicuro? Sì. Certamente. Molto meglio la birra, credimi. Ah, devo farti i miei complimenti per la venere che hai nel parco. Ma che cos'è che facciamo? È un prassitele autentico. Un prassitele? Prassitele. Oh, per poco. Un prassitele. E io che ho sempre pensato che fosse stata una buonissima coppia.
E adesso quel paraculo di Apollione è già andato via. Interessa di policoltura? Sì, è la mia passione. Anche tu. Anche tu. Sei un allevatore di pollo. Finalmente qualcuno con cui posso parlare di quella che è la mia vera passione. Bene, bene. Quindi le galline nel parco sono le tue? Importate dalla gallina. E uova ne fanno? Perché non ci credi? Beh, a giudicare dalle tue uova, le tue galline non sono un granché. Devo essere sincero, hai ragione. Ultimamente fanno sempre poco meno uova. E sono un po' preoccupato, a dire il vero. Non so se dipende dal mangime, ma c'è solo una gallina che è veramente in forma. Sì, quella grigia con le macchioline gialle. Ma come fai a sapere? Perché quella razza lì sono stato io a farla portare in Italia. Volevo vedere come reagiva col clima meridionale. Allora sì, un allevatore di grandi. Sì, in effetti l'ho prodotta io stesso. Non posso che farti i miei complimenti. Vivissimi complimenti. È una razza eccellente. Beh. Sai, come padre della patria bisogna pure che me ne occupi. Come padre della patria? Perché chi sei? Sono Doate, il capo di Gertrude. Molto lieto di conoscerti. E tu invece chi sei? Io sono Romo, operatore di Roma. Piacere di conoscerti. Sì, scusa se ho fatto finta di non riconoscerti subito, ma avevo capito subito chi eri. Scusami, ma sai com'è? Per due nemici è imbarazzante incontrarsi così all'improvviso faccia a faccia. Dunque ho pensato che in un primo momento il discorso sulla policoltura fosse più utile che un discorso di politica, capisci? Perdonami. Ti capisco senz'altro. Capisco senz'altro. Beh, direi che è giunto il momento che ho aspettato per tutti questi anni. Sono pronto. Pronto a far te. Amore? Ah, ti aspetti di venire ucciso. Tutti sanno come voi germani trattate i vostri prigionieri. E tu, Romolo, imperatore di Roma, hai un'opinione così superficiale dei tuoi nemici da credere a quello che tutti dicono? Che altro ti puoi volere se non la mia morte, scusi. Cosa? Ecco che cosa. Teodorico? Cosa vuoi, cugina? Inchinati dinanzi all'imperatore di Roma. Sì. E ancora di più. Sì, cugino. Di più. Ma sì, cugino. Rialza. Ma questa è una pazzia. Cosa vuol dire tutto questo? Va bene, cugino. Vai fuori. No, non sono venuto per ucciderti, ma sono venuto per sottomettermi a te. Non ho capito. Per sottometterti a me. Ma che ti minaccia? Come chi minaccia? Romolo. Ah, Romolo, mio cugino, l'hai visto? È gentile. Non dice altro che sì, cugino, va bene, cugino. Si comporta in maniera impeccabile. Non guarda le donne. Beve solo acqua, dorme per terra, non fa che esercitazioni con le armi. Anche adesso, mentre è fuori che aspetta, scommetto che fa esercizi cinici. Appunto, è un eroe. No, no, rappresenta l'ideale dei germani. Sogna di dominare il mondo e tutto il popolo sogna con lui. Per questo ho dovuto intraprendere questa spedizione militare. Sono stato costretto, avevo contro di me mio cugino e tutta l'opinione pubblica. Ed è per questo motivo che tu vuoi sottometterti a me. Recitiamo per l'ultima volta la solita commedia. Teodorico! Ma vuoi, cugino? Fai entrare i comandanti dell'esercito. Va bene, cugino. Germania, la guerra in Italia è conclusa. Vi trovate al cospetto dell'imperatore romano. Rendetegli gli onori. Vai. Germani, quest'uomo voi l'avete schernito, l'avete deriso, ma io ho potuto conoscere il suo grande senso di umanità. Non ho mai conosciuto un uomo così grande, né mai ne conoscerete voi uno più grande. Adesso la parola a te, Romolo.
imperatore di Roma. L'imperatore scioglie il suo impero. Guardate, per l'ultima volta questa sfera multicolore, questo sogno di un grande impero sospesa nello spazio, sospinta nel lieve soffio delle mie labbra. Guardate, le terre intorno al mare azzurro dove danzano i jet fini, le ricche province di Messi, le città affollate, traboccanti di vita. Era un sole che riscaldava gli uomini e che, giunto al suo culmine, bruciò tutto il mondo, divenendo adesso, nelle mani dell'imperatore, un globo leggero che si dissolve nel nulla. Odoacre, campo di Germania, ti nomino re d'Italia. Re d'Italia! Da parte mia assegno all'imperatore la villa di Lucuto in Campania. Inoltre riceverà una pensione di 6.000 monete d'oro l'anno. Eccoti la corona e la toga imperiale. La spada la troverai tra gli utensili del giardinaggio e il senato nelle catacombe di Roma. Adesso mi prendo il busto di Re Roma, fondatore di Roma, che ora ho liquidato per sempre. E così, signori miei, l'impero romano ha cessato di esistere. Signori, il Gestande! Ufficiale di Roma, dormendo.